Eccomi qua, un saluto a chiunque mi stia seguendo. In questo video voglio parlare di un mio corso, una mia proposta attuale di corso un po' particolare. Ho già fatto un video sulla versione online di questo corso, ora parlerò della versione in presenza. Ecco. Il corso è I tarocchi creativi. Ed è un corso che io sto proponendo presso l'Istituto Brera di Novara, dove appunto ho anche altre proposte in corso, tra cui per me entusiasmantissimo corso di teatro, laboratorio teatrale. Ma qui voglio parlare soltanto di questo corso sui tarocchi. Allora, quando si parla di tarocchi, si apre mi stava venendo da dire una piaga, forse non è sbagliato neanche il termine piaga, ecco, vedete, scusate, Derek che passa dietro di me, ciao Derek, un discorso che è un po' più che altro controverso, nel senso che col termine tarocchi si apre un mondo spesso di pregiudizi, ancor più spesso anche di semplici preconcetti o divisioni tra le più disparate su ottave diverse. Ciò per dire che, per renderla molto semplice, c'è un modo di affrontare il discorso sui tarocchi, il mondo dei tarocchi, eccetera, un po' da fattucchiera, che è quello che la tradizione forse ci rimanda maggiormente, quello che evoca maggiormente, forse sul maggior numero di persone, non lo so, però. Spesso è così, in cui si pensa ai tarocchi come la maga imbrogliona, spesso che appunto cosa fa? Cerca di leggere il futuro e di dire cosa succede domani, dopodomani. O per qualcun altro non imbrogliona, ma pur sempre un discorso di fattucchiera e di guardare il futuro. Ecco, non è quello che io intendo, non è quello che si intende, a mio avviso, ad un'ottava ben più alta, ed è quello che è l'origine, è quello che viene dall'origine, quantomeno che viene da, non che sia necessariamente, perché sull'origine dei tarocchi non sappiamo nulla, nonostante molte supposizioni, però è un po' il cuore, no? Come il cuore del teatro, per chi fa teatro non è la rappresentazione da dopo cena per farsi due risate, ma fu anticamente un profondo lavoro su di sé. Un profondo lavoro di rispecchiamento in qualche modo, no? Di se stessi, del proprio inconscio, negli attori, eccetera, eccetera. Scusate, c'ho Derek che si sta mettendo giù piano piano, a 14 anni e mezzo, tengo d'occhio, non peraltro. Scusate, il mio approccio è questo, no? In questi video, molto salottiero, colloquiale, buona la prima, facciamo due chiacchiere. Quindi, se andiamo nel profondo, i tarocchi, gli arcani, qui ho i tarocchi di Marsiglia, quelli utilizzati da Alejandro Jodorowsky, restaurati da Philippe Camoin, non vorrei pronunciare male il nome, e sono quelli appunto utilizzati da grande, grandissimo, da me molto amato Alejandro, scusate, Jodorowsky, era un lapsus con mio compagno Alessandro. Alejandro Jodorowsky, eccoli qua. Quindi gli arcani sono archetipi, gli arcani sono simboli dell'inconscio, sono la chiave, una delle chiavi, non l'unica sicuramente, con cui noi possiamo entrare in un dialogo con noi stessi profondo e non un discorso da fattucchiera. Per chi non crede possibile, predire il futuro, ovviamente pensa che chi predice il futuro è un imbroglione. Chi invece crede possibile predire il futuro tenga conto che è un senso di grande rispetto non predire il futuro per chi legge le carte, perché in qualche modo lo si va ad influenzare, anche solo psicologicamente si va ad influenzare un'altra persona, una persona che è comunque un altro, d'altro da noi. E non è giusto influenzarla neanche a livello sottile e inconscio sul suo futuro e neanche influenzare noi stessi con le nostre paure, per esempio.
Quindi la lettura dei tarocchi non è questa banalità, la lettura dei tarocchi è un lavoro su di sé. Il lavoro che io propongo in presenza, ispirato sicuramente dal lavoro di Jodorowsky, anche se io sottolineo non essere assolutamente una che, cioè non cerco di fare la portavoce di un grande maestro che non ha certo bisogno di portavoce nel mondo, ecco, io ho un mio metodo di lavoro, io i tarocchi li conosco e li pratico sin da bambina e mi sono creato il mio cammino. Sicuramente uso questi, ma non solo questi, uso anche altri tipi di carte, faccio altri lavori, però parto sempre dal punto di vista, come Jodorowsky e come altri, dell'artista che si pone nel lavoro su di sé. Cioè, fondamentalmente io sono un artista perché io sono, per chi non mi conosce, cantante, attrice, insegnante di canto e di recitazione. Diciamo come presentazione un po' standardizzata, poi in realtà io sia dal punto di vista artistico e creativo mio, sia dal punto di vista di proposte di corsi, sono entrata attraverso il linguaggio artistico in quella che viene definita, per capirci, l'arte che cura, quindi l'arte come mezzo evolutivo, o almeno ci si prova senza alcuna presunzione. Ecco. Quindi parto sicuramente da un punto di vista artistico, creativo e teatralizzante. Infatti, e lo leggo qui sul telefonino perché ce l'ho qui comodo, il volantino, tra l'altro del corso di Brera, il bellissimo volantino, perché i bellissimi volantini li fa la nostra direttrice Eleonora Chiodo, ci tengo a dirlo perché sono volantini sempre, secondo me, molto belli, molto azzeccati e molto artistici, appunto. Nel volantino io ho fatto scrivere analisi e drammatizzazione degli arcani maggiori, corso sull'utilizzo degli arcani in quanto archetipi dell'umanità, al fine di conoscere meglio se stessi, sviluppare le proprie doti intuitive ed immergersi nei simboli dell'inconscio. Il percorso è dinamico, teatrale e ricco di musica. Non è un corso per imparare a predire il futuro. Questo è importante perché c'è questo pregiudizio. Per me non sarebbe neanche necessario dirlo, perché non è l'utilizzo che io ne faccio o che stimo chi ne fa, cioè o che io seguo, ma va sottolineato perché ci sono molti pregiudizi su questo. Quindi è un lavoro in realtà in cui noi andiamo a fare sicuramente un'analisi degli arcani, sicuramente utilizziamo anche altri tipi di carte, altri tipi di sistemi simbolici. Non per niente io da anni, anche nei corsi di teatro, metto dentro anche l'utilizzo delle chimere e delle sfingi di Lorenzo Stuni, altro grande maestro, perché sono sempre sistemi simbolici che vanno a scavare, che ci portano fuori delle cose. In questo particolare corso ci occupiamo degli arcani e gli arcani andiamo non solo a intuirli e conoscerli in un'atmosfera anche molto salottiera, gradevole, giocosa, ma andiamo anche a drammatizzarli. Cosa vuol dire drammatizzarli? Vuol dire teatralizzarli, vuol dire giocare a essere in qualche modo quell'arcano, ma non travestirsi da per mettere in scena una finzione. Così come io non, come dire, non utilizzo neanche nel teatro il far finta di. Non si fa finta di fare niente. Si veste l'arcano, si veste l'archetipo, lo si, se preferite, tira fuori da dentro a fuori. Ecco, e quindi si faranno tutta una serie di esercizi, di giochi che ci serviranno per entrare nel linguaggio degli arcani e quindi nel linguaggio dell'inconscio. Come dice il grande Jodorowsky, non è, scusate, il linguaggio dell'inconscio che va tradotto razionalmente. Siamo noi che dobbiamo imparare a parlare il linguaggio dell'inconscio, che poi è il linguaggio del sogno, che poi è il linguaggio dell'arte, che poi è il linguaggio della musica, del teatro, delle forme artistiche più alte, del nostro io bambino e del genio che alberga in ognuno di noi. E qui torniamo anche al titolo del mio corso di teatro che tengo a Brera, Il genio nella maschera, non a caso. Poi tutto è connesso, no? Ecco. Quindi per farla breve, allora, se volete informazioni su questo corso, i tarocchi creativi in presenza, contattate pure l'Istituto Brera e contattate anche direttamente me, perché vi posso spiegare
meglio a chi è interessato, ovviamente, quali sono le. Ho anche scritto un programma apposito per chi fosse interessato, spiegare un po' meglio in cosa consiste. Poi è ancora da organizzare se sotto forma di corso breve, che poi si può riproporre e allungare, volendo, o se sotto forma di seminario, proponendo anche periodicamente una continuità di seminari, se le persone lo prediligono. Quindi ci sono più opportunità. Ovviamente si parla in questo caso, ovviamente, non è ovviamente, comunque si parla in questo caso di un lavoro collettivo. Perché è importante lo scambio energetico, lo scambio di esperienze fra le persone. È un corso per adulti, non è un corso per ragazzini, è molto importante, senza limiti di età, quindi assolutamente. È aperto veramente all'inventiva, alla creatività, alla voglia di mettersi in gioco, di giocare con qualcosa di nuovo e di antico, di diverso e di consueto, tutto sommato, che è nei nostri cuori. Io non vado oltre perché sennò diventerei pesante, non mi va neanche di spiegare esercizi perché tanto spiegarli così non ha tanto senso. Sicuramente posso dire che faremo delle letture su noi stessi, delle letture di interscambio con gli altri, ma che sono letture di intuitività, di analisi del profondo. E non vediatela come una cosa pesantona, no, perché la modalità è molto giocosa. Quando io ho proposto già queste cose, le persone sì, sono andate nel profondo di sé, ma si sono anche molto divertite. C'è stata sempre un'atmosfera molto salottiera. Certamente bisogna che si crei, come in ogni corso collettivo dove si lavora su di sé, si deve creare un buon gruppo di lavoro e crearsi una fiducia reciproca che è fondamentale. Io con questo vi saluto, vi ringrazio, spero di aver stimolato la vostra curiosità di non essere stata pesante o troppo lunga, prolissa, e vi aspetto per fornire nuove e più dettagliate informazioni. Questo corso si può avere luogo in qualsiasi momento, si può mettere in atto, in scena, diciamo così, in qualsiasi periodo, quindi anche doveste vedere questo video molto più avanti rispetto alla sua registrazione, non esitate a contattare perché si può sempre organizzare e stiamo parlando dell'Istituto Brera di Novara. Grazie e a presto.